Ciao a tutti! Stavo pensando alle eccellenze bergamasche. L'eccellenza bergamasca mi viene in mente Studio Bozzetto. Però per me Studio Bozzetto è sinonimo di Topo Tip, uno dei cartoni animati preferiti della mia bimba e anche il mio. E mi viene in mente cosa vuol dire Topo Tip per lo Studio Bozzetto? Staranno vivendo altre esperienze simili? Ci sarà uno Studio Bozzetto a Bergamo? Troppe domande, mi sa che dovrò fare un salto a Milano e parlare con il direttore artistico, il dottor Colleoni. A presto! Ciao! Ciao a tutti, ogni promessa è debito, Studio Bozzetto e il dottor Colleoni. Ciao! Ciao! Topo Tip, che cos'è Topo Tip oggi per lo Studio Bozzetto? Topo Tip è un progetto di animazione molto importante e forse il progetto più grosso che stiamo facendo qua a Milano. Sì? News su Topo Tip oppure altri impegni? Visto il successo delle scorse stagioni, siamo approdati alla terza stagione, quindi altri nuovi 26 episodi in lavorazione saranno in onda su Rai Yo-Yo, speriamo l'anno prossimo probabilmente. I segnali di produzione vanno come devono andare e incrociamo le dita. Le persone che lavorano dietro questo progetto? Sono tantissime. Dipende un po' dalle fasi di lavorazione. In questa fase siamo circa una ventina in studio perché siamo nella fase di layout, ovvero stiamo montando, come dire, l'episodio in forma iniziale. Benissimo. Devo fare una domanda. Siete quasi tutti bergamaschi. Come mai Studio Bozzetto Milano e non Bergamo? Oppure ci sarà uno Studio Bozzetto anche a Bergamo? Allora, perché a Milano ovviamente bisognerebbe chiederlo al papà dello Studio Bozzetto, che è Bruno, però ovviamente il mercato ci permette di lavorare molto di più essendo qua a Milano. Sì. Anche se siamo di Bergamo, facciamo i pendolari. Allora, io devo congedare con i lavoretti di Alice. C'è un lavoretto per ognuno di voi. Allora, al papà di Topo Tip, come li definisce lei, Andrea Bozzetto e Pietro Pinetti, una lettera come d'oro per il personaggio che abbiamo inventato noi. Quindi con segno c'è la lettera. Corrado Colleoni, il mio Topo Tip, quindi vogliamo vederlo in ufficio a peso. E Marco Vidal, un ringraziamento particolare perché è stato davvero gentile. Un sasso porta fortuna. Consegnerò. Perfetto. Io vi saluto, alla prossima. Ciao! Ciao! Sei divertente, Topo Tip, un hobby.